Amici carissimi di Nato Azzurra e Meteo Prollo, un sereno buongiorno e un buon weekend a tutti. Dunque, pensate che mentre vi stiamo parlando, nelle Alpi piemontesi sono divampati vasti incendi, causa appunto la forte siccità presente, contornata anche da episodi di fen caldo che non fanno altro che acuire la siccità stessa. Quindi una situazione estremamente grave per buona parte del nord Italia. Ma venendo a noi, dopo un giovedì tutto sommato positivo, anche se fastidiosamente viziato da un po' di aria fresca nella mattinata, lentamente un cuneo alto pressorio tende a sovrapporsi e a garantire per buona parte, diciamo, di sabato e prima di domenica un ottimo episodio di bel tempo, con conseguente aumento delle temperature massime che si porteranno di nuovo nuovamente tra i 17 e i 18 gradi. Attenzione, perché le minime, naturalmente, visto l'alternanza delle temperature stesse, si porteranno tra i 2 e i 4 gradi, quindi sensibilmente ancora invernali. Dopo, volgendo lo sguardo un pochino più avanti, potremo vedere che già domenica la giornata si guasterà, proprio perché i primi riflessi delle perturbazioni entranti su lunedì cominceranno a dare, ovviamente, grazie anche alle nebbie e a qualche nuvolosità alta, delle coperture nuvolose e probabilmente dalla sera, partendo da nord, dai primi episodi piovosi. Si tratterà comunque ancora una volta di una perturbazione che si sta comunque ridimensionando e sarà solamente una passata, diciamo, molto limitata di piogge, soprattutto nella parte, diciamo, più a nord. Quindi, tornando a noi, giornate tutto sommato discrete, a parte qualche nebbia la mattina, causa appunto di temperature un pochino più basse. Per il resto, qualche nuvolaglia in transito, ma sostanzialmente giornate piene di primavera. E da Rivavena un saluto a tutti.